Sono gli anni 90, ci ritroviamo davanti Windows 95, qualche gadget interessante da metterci al dito o alla mano o al polso o avere un Game Boy o vedere la pubblicità in TV che è sempre interessante, almeno per quella era. E soprattutto avevamo i cartoni animati. Negli anni 90 avevamo i cartoni animati. Al giorno d'oggi ne abbiamo ancora, ma sapete come ho i miei pareri in dubbio? Come sempre il fattore nostalgia gioca parecchio su questa faccenda. Ma tanti anni fa avevamo tante di quelle cose negli anni 90. Continuerò a ramificarmi negli anni 90 finché non arriviamo a una serie di cartoni in particolare, di cui sono stati estratti anche dei videogiochi al tempo. La Disney ha creato un casino di serie a cartoni animati al tempo molto interessanti. E con esse, diverse come si chiamavano al tempo? Centri attività o qualcosa del genere da installare nel proprio computer. Fra questi, nelle uscite, mi sembra di Topolino, quello che era. C'erano questi videogiochi di Timon e Pumba che, e diciamo che mi hanno fatto passare diverse ore di divertimento anni fa. Dovrei averne altri dischi in giro per casa, ma al momento ho solo trovato Jungle Pinball. Il resto dell'introduzione lo lascio a voi. Purtroppo il gioco è sempre stato localizzato in inglese, ma quel che importa, insomma, è la giocabilità dello stesso. Sono riuscito a farlo avviare sotto la macchina virtuale. Buona visione, almeno dell'intro. It's a jungle out there. Never know what's around the corner. Trap doors, secret tunnels, gas clouds. Pumba, with you, everything's gas. E per la precisione, l'introduzione cambia sempre. A meno del gioco. Del gioco in sé. L'introduzione dell'intera serie è uguale ogni volta. A tal proposito, è meglio se personalizzo un attimo i comandi. Non ha molti comandi questo gioco in sé. Mi sembra che non è possibile nemmeno. O forse sì, è possibile spintonare la macchinetta. Comunque, chiama la macchinetta, è un intero campo. Ad ogni modo, al tempo era grandioso vedere un intero gioco animato come un cartone. Invece degli sprite e cose, era tutto animato come un cartone. Comunque, iniziamo la partita. E finiamo la partita. Con i flipper non sono mai stato particolarmente fortunato. O abile. Eh già. Dai, dai, posso farcela. Un buon punteggio, forza. Merda. Dannato serpente! Lanciala bene questa pallina, forza! Ok,
Ah, apposta. Adesso me la prendo con gli animali perché perdo la partita. Finisce sempre là, oh, madonna. Sembra che questo tavolo di flipper sia particolarmente dotato per far cadere la pallina negli angoli. Ah. Non c'è niente di bravo in questo. Sì, per forza che sono il numero uno. Sono l'unico che ci ha giocato. Vabbè. Mi piace che qualsiasi risultato fai attualmente ti fanno i complimenti un altro po'. Bravo, fai schifo ma va bene lo stesso. Esattamente. Oh dai, perché deve sempre finire lì? Non c'ho nessun modo per spintonare sta macchinetta. Niente. Ci deve essere un modo. Sì che prima ho visto le istruzioni. Oh, premendo ESC l'ho chiuso. E poi dovrebbe apparire il menu. Riavviamolo un secondo, eh. Non è che ho letto è possibile spintonare con la barra spaziatrice, ma... Sì, si muove un pochino. È qualcosa. Premo un solo tasto, va, non se ne frega. Il controllo individuale dei flipper è per i pivelli. Oh, ottimo. Ah, adesso si gioca meglio, sì. No, no, maledizione. Vabbè. Ci ho provato. Ho fatto di più dell'ultima volta. C'è poco da dire comunque, perciò sto in silenzio. Però, insomma, è un buon flipperino, piccolino, senza particolari aggiustature, ma carino. Ha i suoi piccoli dettagli qui e là. Un po' tutto animato. Yay! Le voci sono un po' difficili da capire con tutta la musica sotto. Ah. No. Ah, vabbè. Ho fatto un punteggio migliore dell'altra volta, però. Meno male. E questo era Timone e Pumba Jungle Pinball.
Sicuramente ne troverò qualcun altro di disco di questa serie. O chissà, magari un giorno prenderò tutto il centro attività. È interessante da vedere. Sì, questi sono gli altri due giochi della serie, ce ne sono anche altri. Quando è uscito questo disco, Barbie non era nemmeno stato sviluppato del tutto, usciva a gennaio di quell'anno. Anni 90, gente, anni 90. Vabbè. Sono Senseless, questo è stato Final Game Over, prossimo gioco.